è rimasto forse un pochino strozzato in gola l'urlo di gioia di domenica scorsa. Quest'oggi, anche se non sei riuscito a trovare un gol, immagino grande soddisfazione per questi 3 punti contro un avversario temibile come il Perugia. Sì, domenica scorsa ero troppo arrabbiato e oggi sono veramente troppo contento. È stata una settimana intensa, l'abbiamo vissuta bene. Abbiamo avuto un incontro con i tifosi che ci hanno chiesto di mettercela tutta e credo che è stato questo lo spirito che si è visto oggi in campo, a partire dalle punte che secondo me hanno fatto un gran lavoro per sporcare il gioco del Perugia da subito, da dietro, e quindi abbiamo dato una grossa mano alla difesa lavorando tutti quanti e correndo come dei dannati. 90 minuti belli tosti e tirati, te li sei giocati tutti, come stai dal punto di vista fisico? Ma sto piano piano meglio, sono contento, oggi non avevo crampi, ho corso parecchio soprattutto in fase difensiva, questo richiedeva la partita, va benissimo così. Una partita dove si è visto appunto in un primo tempo un gran bel Pisa, dove ha legittimato questo doppio vantaggio, poi nella ripresa un pochino di sofferenza, il Perugia ci ha provato con qualche calcio di punizione, qualche mischia, però anche nella ripresa avete dimostrato di essere squadra e rischiato pochissimo. Sì, però dobbiamo imparare a gestire la fase della partita, soprattutto quando la partita si mette bene. Io in campo chiedevo, giochiamo con la testa, nel senso non facciamo pallonate quando possiamo ripartire, palla a terra, però questa è una cosa che si impara magari durante la settimana giocando insieme. Poi sono ragazzi giovani, quindi io cerco di aiutarli, magari alcune volte li rimprovero, però lo faccio con tutto l'amore che ci si può mettere per questo lavoro e spero lo capiscano. Il tuo ex compagno di Siena Crescenzi quest'oggi ha giocato dall'inizio in difesa con Goldaniga, una gran bella coppia giovane, ma sembrano avere anni di esperienza insieme. Sì, per avere anni di esperienza insieme ce ne vuole ancora parecchio, per l'amor di Dio non diciamo una roba del genere. Sì, hanno tanto potenziale e devono riuscirlo a tirare fuori tutto quest'anno. Chiaramente abbiamo un'altra settimana per prepararci al meglio, per migliorare ancora quelle cose che mancano, chiaramente analizzeremo la partita, però veramente sono tanto contento perché è come se fosse liberarsi da un peso vincere in casa, poi per riavvicinare un pochettino la gente noi dobbiamo solo e esclusivamente vincere e convincere, non abbiamo altri modi di... A chiacchiere si può chiedere tutto l'apporto del pubblico quanto vogliamo, però poi se non seguono i fatti rimangono chiacchiere, quindi oggi è stata una bella partita, credo che la gente sia un pochettino più contenta, non dico tranquilla perché tranquillo non sono nemmeno io, però un po' più di fiducia e di speranza dobbiamo averla tutta, tutti, quindi almeno io oggi vado a casa contento.